Allora, abbiamo qui il sindaco di Torraca, signor Daniele Pirizzola. giovanissimo, nato nel 73, 71, se non le mie informazioni non sono sbagliate, ed ha il grandissimo merito di avere realizzato l'intero sistema di illuminazione pubblica di Torraca con tecnologia a LED. Posso chiedervi quando è venuta l'idea di, proprio l'idea di fare questa scelta? 7 mesi fa è venuta questa idea visitando questa fabbrica del Cilento della nostra zona che stava sperimentando, diciamo, la tecnologia LED sulle applicazioni sia da interni che da esterni. E da questo punto ho dato questa idea all'azienda dicendogli: ma se questi LED hanno delle proprietà così straordinarie come il risparmio del 65-70%, come il concetto di sicurezza perché funzionano a 48 volt e quindi si evita il problema delle folgorazioni, quindi la messa in sicurezza degli impianti, e soprattutto perché i LED hanno una durata di 50.000 ore, quindi dai 10 ai 15 anni, rispetto alla lampada tradizionale che invece ha una durata di soli 2 anni. A questo punto ho proposto a questa azienda di sperimentare l'intero impianto di pubblica illuminazione di questo piccolo paese per essere i primi al mondo a dare, diciamo, questa opportunità di sperimentazione e di attivazione pratica di questa nuova tecnologia. Ora, 7 mesi sono un tempo veramente breve per passare da una fase ideale, diciamo, a una fase esecutiva. Una domanda, il costo dell'operazione, immagino che sia stato comunque sostanzioso, e come tutte le amministrazioni pubbliche in Italia c'è sempre il discorso che i fondi non sono mai disponibili, quantomeno subito quando c'è l'opportunità. Lei ha incontrato resistenze particolari o ha avuto la vita facile a reperire magari fondi o consensi necessari per azzardare, perché si trattava poi anche di persuadere altre persone, vuol dire che dovessero spendere soldi, i cittadini o quant'altro per. Io ero convinto dell'innovazione tecnologica e della validità scientifica di questa innovazione, quindi abbiamo utilizzato fondi regionali invece di fare delle strade, di altre, o di spenderli per manifestazioni pubbliche, eccetera, invece l'abbiamo utilizzati per fare questa grossa innovazione che in termini di immagine sta rendendo veramente in maniera straordinaria. Infatti, ora tutto il mondo parla di Torraca, si potrà dire che sarete nei libri di storia come quando Edison accese le 10 vie con le lampadine elettriche, su qualsiasi libro è riportato che nell'anno tot. Sì, è veramente un orgoglio, soprattutto perché è un paese piccolo del sud, dove, soprattutto la Campania, dove abbiamo problemi straordinari di tipo ambientale, sui rifiuti, eccetera. Quindi è anche un modo per dare una grossa spronata, e dire che, cambiare si può e fare le cose si possono appunto, compiere se invece di fare chiacchiere si opera concretamente. L'aspetto un po' negativo è che spesso la politica è assente su questi argomenti e quindi, voglio dire, non dà la giusta attenzione che invece, a mio avviso, oggettivamente meriterebbe questa esperienza. Certo, il Ma dito nella piaga, come si suol dire. sotto questo aspetto, quindi. Prospettive di vantaggi a breve, lungo, medio termine di questa operazione. Credo che parlare di risparmio, di vantaggi concreti, possa essere un volano per tutti gli altri, al di là dell'aspetto, diciamo, coreografico, no? Sì, Avete fatto qualche proiezione in modo che. abbiamo già fatto una proiezione, noi spendiamo circa 40.000 euro all'anno di energia elettrica, consumo dell'illuminazione pubblica, dalle prime bollette abbiamo fatto questa prima proiezione, dovremmo risparmiare il Che è 68%, una quantità una quantità enorme. enorme. Immaginiamola se noi la trasferiamo diciamo, a tutti i paesi italiani e vediamo, voglio dire, che mezza Beh, finanziaria potrebbe certamente. No, ma finire. poi una cosa, se mi permette, che balza subito agli occhi è che il piccolo o grande sforzo economico di dirottare fondi per realizzare questo impianto poi vengono recuperati immediatamente e il Certo. risparmio si può rigirare e continuare a Altre fare le altre opere che sono state semplicemente slittate,
cosa che viceversa non sarebbe stata neanche possibile. È un modo intelligente di risanare i bilanci comunali, perché poi questo risparmio va a incidere sulla spesa corrente e quindi ogni anno si avrà una spesa inferiore sul bilancio appunto corrente. Quindi diciamo, è una cosa che fa bene soprattutto alle casse degli enti pubblici. Quindi un messaggio dal più innovativo sindaco attualmente operante in Italia e forse in Europa agli altri amministratori comunali nell'adottare questa tecnologia, qual è il suo messaggio? Il messaggio è quello di osare. Il ruolo dell'amministratore pubblico non è quello di un semplice burocrate, ma è quello di immaginare e proiettare sicuramente nuove occasioni per lo sviluppo delle proprie realtà, e soltanto cercando di essere attenti e stimolare la curiosità verso diciamo, le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica si possono avere dei risultati straordinari per le proprie comunità. Certo, anche perché poi di tutto questo è la gente stessa che trae beneficio, sia a livello ambientale che a livello di tasca. Sì, bisogna cambiare pagina dal vecchio modo di far politica al nuovo modo invece di essere concreti e di essere innovativi. E noi speriamo che ci siano quindi tanti sindaci che seguono le sue orme e realizzino e osino come ha fatto lei e abbiano questo tipo di riguardo rispetto ai propri cittadini. Perfetto, grazie molto veramente. Ci vediamo dopo. Grazie.